Salve, salve. Oggi vi parlo di un libro celeberrimo, un libro che tutti avete sentito, che tutti conoscete, ma che magari non tutti hanno letto. E sto parlando di Il vecchio e il mare di Hemingway. Ah, un libro famosissimo, un libro, un racconto di meno di 90 pagine. E l'ho trovato questo libro in una libreria di Trieste e l'ho pagato un euro, che direi che è abbastanza poco. E pensate, costava 7.500 lire. La traduzione è di Fernanda Pivano, famosissima traduttrice degli americani. Non so se ci sono anche altre edizioni di questo libro. Cosa racconta? Parla di un vecchio, è ambientato a Cuba, un vecchio pescatore che è molti giorni, più di 80 giorni, che non pesca nulla e che ogni mattina, come ogni mattina, parte con la sua barca a vela, la sua piccola barca a vela, per andare a pescare i marlin. E da solo. Va, mette le sue esche nella barca e alla fine riesce a un pesce a bocca, un marlin a bocca, un enorme pesce. E tutto il racconto è la storia di come questo pescatore lotta per portarsi a casa il pesce, per riuscire a catturarlo definitivamente e poi naturalmente portarlo a casa per venderlo. Per quei pochi che non conoscono la storia, non vi racconterò come va, anche se insomma è molto molto, si sa, chiunque insomma ha sentito anche solo parlare di questo libro sa come va a finire. Da questo libro è stato tratto un bellissimo film che io ricordo di aver visto che ero molto piccolo, con Anthony Quinn, un film bianco e nero che non ho rivisto recentemente. Allora, quali sono le cose che mi hanno colpito rileggendo, in realtà non sono sicuro di averlo letto quando ero giovane, ma insomma mi si confonde il film, possibile lettura, non mi ricordo, anche perché non so come sono spariti tutti i miei libri di Hemingway. E non so se li ho letti, se questo l'ho letto, cioè. Allora, mi ha colpito la semplicità. Mi ha colpito la semplicità di questo vecchio. I pensieri di questo pescatore sono pochi, tutti concentrati nella sua semplice vita. Semplici sono i suoi sogni. Lui sogna i leoni in Africa quando da giovane era andato con una barca, e allora con la barca ancorato vicino alla spiaggia, vedeva i leoni sulla spiaggia, e il pesce, la natura che lo circonda, l'oceano dove pesca, ed è molto bello proprio perché è un libro che rimpicciolisce una quantità di pensieri. È un libro molto semplice, io lo consiglio a tutti. Credo che, a parte l'occasione dell'euro che ho preso io, si possa trovare anche in molte edizioni economiche, super economiche, se non addirittura scaricabile o leggibile in internet a prezzi molto bassi. L'ha scritto molto tempo fa, ovviamente è morto un po' del pezzo, ma in realtà non mi ricordo quando sia stato scritto questo libro. Dovrei saperlo, perché per fare una recensione fatta bene bisogna almeno sapere quando è stato scritto un libro. È stato copyright di Hemingway nel 52 e in Italia la prima edizione del 52, quindi è stato immediatamente tradotto, The Old Man and the Sea. Questo è il titolo originale, perfettamente tradotto, Il vecchio e il mare. Quindi una bella storia, una semplice, bella storia di pesca, di mare e di umanità. Buona lettura.